è evidente, non lo dico io, lo scrivono i dirigenti, lo scrive il dirigente del settore. Io ho chiesto una relazione aggiornata sullo stato di Asmio, è venuto fuori un quadro che non è su quello dei social, non è quello delle telefonate dei cittadini, è un quadro che tutti noi abbiamo riscontrato negli ultimi mesi. Perché? Perché partito dal fatto che si può amministrare anche una società, si può avere anche delle capacità, però non si può andare al di là dei propri limiti, bisogna avere anche l'umiltà di rendersi conto che magari senza un direttore, da settembre che manca ad Asmio, probabilmente le cose sono state un po', l'abbiamo un po' perse di vista. E da lì, naturalmente, poi ci possiamo raccontare tutto quello che vogliamo, tutti i dati che vogliamo, 65%, 70%, ora lo vedremo, andremo dentro l'azienda e verificheremo veramente i dati, perché anche questo lo vogliamo capire, perché sono mesi che non arrivavano informazioni a questa amministrazione, nemmeno in questo mese è arrivata un'informazione al sindaco, il quale ha cercato di contattare l'amministratore, che dopo un mese neanche si è presentato per dire buongiorno, buonasera, questo è l'amministratore che io avrei dovuto mantenere, e che contattato telefonicamente dall'amministrazione, perché siamo delle persone educate, risponde, sono a Roma per ritirare un premio per la raccolta del vetro. La domanda, ci guardiamo con l'assessore all'ambiente e diciamo, e chi ha saputo che vai a prendere un premio a Roma? L'hai comunicato a qualcuno? Ma perché l'azienda è tua? Non so, o di un partito? Perché qui si tende, no, a contestare agli altri ciò che si intesta per se stessi. Perché ce ne sono troppi qua di persone che rivendicano anche all'interno dell'amministrazione che sono passate di qui un'appartenenza politica. Noi non lo facciamo questo, noi rivendichiamo un'appartenenza alla città. Perché il signor Fornari, e poi andremo a fondo di questa questione e incominciamo già a parlare del merito, risponderà anche eventuali di azioni richiamate anche dal commissario prefettizio che ha intimato all'amministratore di non effettuare determinate operazioni. Questo è il personaggio sul quale noi vogliamo andare a fondo e penso che chi ha preso la parola in sua difesa abbia sbagliato politicamente per l'ennesima volta.